Ringrazio anch'io la vostra presenza perché oggi ci fa capire quanto è importante l'aggregazione, quanto è importante credere in un futuro prossimo, perché purtroppo i fatti di Saletta, no, sono fatti che sono mai passati ma sono sempre vivi. Però bisogna guardare avanti. Quando l'amico Angelo mi ha chiamato invitandomi qui alla manifestazione, come Argos e Forze di Polizia, oggi qui col collega rappresentiamo i quattro corpi di polizia riuniti in questa associazione no profit, ho sentito un trasporto forte e questo ve lo volevo raccontare, con quello che ho vissuto in questo scambio di messaggi. Mi sono attivato nel nostro piccolo perché siamo ovviamente appartenenti alle forze dell'ordine. Viviamo i turni, le esigenze familiari, però abbiamo portato una buona rappresentativa qui per dirvi grazie per il coraggio dei cittadini che sono qui rimasti di Saletta, che hanno veramente un coraggio per guardare al futuro. Complimenti ad Angelo, a tutto il comitato di questo gruppo di persone che fanno tutto ciò che dovrebbero fare le istituzioni. Ci sono sicuramente le istituzioni, ma bisogna fare molto di più per questa cittadina che ancora oggi, dopo 2 anni, ha le macerie vive. Prima, mentre passavamo per le stradine, c'era un rumore particolare, un rumore, diciamo, che si dice assordante. Sentivo voci, sono veramente emozioni che non si dicono così tanto, per dire, le abbiamo vissute veramente. Quindi grazie a tutti voi, noi abbiamo portato anche una piccola parte del dipartimento di questa nostra associazione, Dipartimento Spettacolo. Io ringrazio tutti gli artisti che sono qui perché vengono da fuori regione, chi dall'Abruzzo, chi ovviamente da Roma e dalle zone limitrofe, perché vogliono dirvi che ci sono, vogliono ringraziarvi e siamo a completa disposizione per qualsiasi nostro piccolo aiuto, perché come si dice, una goccia nell'oceano può fare qualcosa. Grazie, rimaniamo sempre uniti e facciamo vedere alle istituzioni che siamo forti e che sappiamo spronare chi forse dovrebbe fare qualcosa di più. Fausto, a te le conclusioni velocemente e poi iniziamo con i lavori. Grazie ancora. Beh, le conclusioni, io ho sempre vissuto come la mia famiglia il terremoto dalla televisione e oggi ho voluto portare l'emozione ai miei figli per fargli capire a loro che cos'è il terremoto. Io ho detto, ho avuto la fortuna di vederlo solo in televisione, però prima andando lì ho capito veramente che c'è tanto e tanto da fare, veramente tanto. Mi emoziono perché mi sono venuti i brividi, quindi forza, forza Saletta e forza i Tuo figli. figlio ti ha fatto una domanda. Sì, mi ha fatto una domanda e lì purtroppo ho risposto malamente. Mi ha detto papà, perché ancora ci sono le macerie? Io ho detto perché questa è l'Italia, purtroppo. In altri paesi non succede questo, però bisogna avere coraggio, papà, vero? Grazie a tutti, viva Saletta, viva Amatrice, spero viva l'Italia! Grazie ragazzi, non è facile parlare a un microfono. Io da 42 anni che faccio lo speaker radio, televisivo e porto i saluti del mio direttore Ezio Luzzi della RAI e di Paolo Luzzi, il figlio che lavora alla 7, un dirigente della 7. Io sono andato ad Amatrice qualche volta, ho visto cosa è successo, ma è la prima volta questa mattina a Saletta. Mi è rimasta impressa una cosa. Quel giubbino attaccato su una sedia da 2 anni. Ragazzi, quel giubbino io non vorrei che stesse lì ancora per tanti anni soltanto per le foto. Mi auguro che qualcuno capisca quello che sto dicendo e che voglio. Auguri a tutti.